In Italia ogni anno si ammalano di malattia di Parkinson dalle 8.000 alle 12.000 persone. La malattia di Parkinson è una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale per il quale oggi esistono terapie non risolutive ma comunque efficaci. Ad approfondire l'argomento in studio con me il dottor Claudio Pacchetti, responsabile dell'unità operativa Parkinson e disordini del movimento dell'Istituto Mondino di Pavia. Benvenuto. E un saluto anche al dottor Domenico Servello, responsabile divisione neurochirurgia dell'ospedale Galeazzi di Milano. Benvenuto, dottore. Buonasera, grazie. Allora, la malattia viene diagnosticata addirittura nel lontano 1817, quando il dottor Parkinson, un medico britannico, scrisse appunto un saggio dove esponeva i sintomi di questa malattia. Com'è che si capisce quando si è affetti dal morbo di Parkinson? Beh, la malattia di Parkinson è una malattia eminentemente motoria, quindi il paziente può tremare, il paziente diventa lento, impacciato nei movimenti, ha difficoltà a camminare. Bisogna non confondere il tremore con la malattia di Parkinson, che molte persone pensano che il tremore sia la malattia di Parkinson, ma abbiamo un 25-30% di pazienti che non trema ma ha la malattia di Parkinson, quindi una malattia del movimento che porta via al paziente energia nel camminare, ma energia anche nel pensiero, no? Si certo. Dice che un paziente ha una bradipsichismo, cioè quindi ha una sorta di bradifrenia e quindi ha una difficoltà a organizzare il pensiero. Quindi tutta l'energia del movimento, del pensiero in una persona con Parkinson viene meno. Quindi chi presenta questi problemi non è detto che abbia appunto la malattia di Parkinson, ma deve fare degli esami accurati per capire qual è il problema? Beh, sicuramente bisogna fare una appropriata diagnosi, come si dice con termine tecnico, differenziale, cioè ha il Parkinson o ha qualcos'altro che può somigliare al Parkinson, ma non è malattia di Parkinson, magari è un parkinsonismo tipico, e questo è molto importante anche perché, e poi appunto entreremo nel cuore del problema, sì. Un paziente che ha un parkinsonismo atipico, quindi una malattia diversa dalla malattia di Parkinson, non potrà fare la deep brain stimulation, non potrà fare la chirurgia funzionale. Ecco, dottor Servello, è quella che stiamo vedendo sullo schermo, di cosa si tratta? Esatto, questa è la fase più importante dell'intervento che avviene fuori dalla sala operatoria, che è la pianificazione, che vuol dire la scelta del bersaglio, perché sono diverse le strutture che possono essere stimolate, e anche la traiettoria che l'elettrodo deve seguire in modo da evitare i rischi per il paziente. Devo dire che la stimolazione cerebrale profonda è l'evoluzione più tecnologica di interventi che si facevano sì. Da oltre 60 anni. Il grande vantaggio della stimolazione rispetto alla chirurgia lesionale, che erano interventi in cui si faceva proprio una lesione, quindi un danno nel tessuto cerebrale, anche se nell'ordine di pochi millimetri, il grande vantaggio della stimolazione è che è una procedura reversibile, cioè qualunque effetto indesiderato dovuto alla stimolazione cessa una volta spento il pacemaker. Come, oltre alla reversibilità, c'è anche una adattabilità. Cosa vuol dire? Che le possibilità di programmazione del pacemaker sono numerose e possono essere personalizzate su quel dato paziente. Ecco, quando sottoporsi a questa terapia? Ma ci sono dei limiti, dei paletti, soprattutto l'età, diciamo, dell'insorgenza della terapia, che deve essere di 5 anni, perché questo periodo, come ha ricordato prima il dottor Pacchetti, serve in genere per distinguere le forme di Parkinson vero da forme di parkinsonismo in cui questa tecnica, questa procedura non avrebbe nessun risultato. Oggi la tendenza è quella di cercare di anticipare comunque il più possibile l'intervento in modo da trovare un paziente innanzitutto ancora attivo nella vita e soprattutto non così compromesso, quindi sì che i risultati siano ovviamente superiori.
rispetto a quello che era un po' la tendenza iniziale in cui il neurologo inviava l'intervento al paziente a fine corso. Certo. Ecco, dottor Pacchetti, qua stiamo vedendo le immagini di persone, di pazienti malati di questa patologia. È ereditaria questa malattia? Possiamo prevenirla in qualche modo? Possiamo curarla soprattutto? Ma dunque, la malattia di Parkinson non è una malattia ereditaria, anche se i pazienti che cominciano ad avere questa malattia da giovani, magari prima dei 40 anni, sì, possono avere delle mutazioni genetiche responsabili, quindi causative della malattia. Si parla anche di Parkinson giovanile? È quello Parkinson giovanile quando comincia prima dei 40 anni. Sì. Ecco, quando il Parkinson invece è dell'età più tipica, quindi oltre i 60 anni, il Parkinson è sporadico e normalmente non è mai una malattia genetica dal punto di vista stretto. Magari possiamo pensare a una ereditarietà in ambito familiare, quindi una genetica di predisposizione, molti geni sono allo studio, ma non di genetica di trasmissibilità. Si può curare, certo, è una malattia, tra le malattie neurodegenerative, è sicuramente la malattia che più ha medicine disponibilità, medicine che cosa fanno? Sostanzialmente sostituiscono la dopamina che viene a mancare nella malattia di Parkinson, quindi sono farmaci dopaminergici che stimolano il sistema nervoso, appunto simulando l'azione della dopamina. La chirurgia è un momento estremamente importante del percorso terapeutico di un paziente con Parkinson, in particolare quando il paziente è giovane, quando ha ancora molte potenzialità in termini di funzione, in termini di lavoro, di relazioni interpersonali. Oggi abbiamo delle casistiche che vanno a 10 anni e oltre di osservazione dopo la DBS, quindi dopo l'intervento, e si vede che dopo 10 anni ancora questa terapia chirurgica, la stimolazione elettrica profonda di alcuni target cerebrali, dà luogo a un beneficio duraturo. Ecco, non è una malattia mortale, ma può peggiorare appunto nel tempo se non viene curata? Sì, è una malattia, come si dice, cronica ed evolutiva, però la stimolazione elettrica cerebrale ci ha dimostrato a distanza di 8-10 anni, a seconda delle casistiche, che il beneficio sul tremore, sulla rigidità, sul rallentamento del movimento perdura. Un po' meno i sintomi, come si dice, assiali, cioè la postura e l'equilibrio. E qui è una scommessa trovare magari altri target, altri bersagli anatomici che possano migliorare anche questi aspetti della malattia. Ecco, l'Istituto Mondino di Pavia è un centro che si occupa appunto, uno dei migliori per quanto riguarda la patologia? Beh, diciamo che è una vocazione dell'Istituto che nasce fin negli anni 70 e forse anche prima, questo sì, abbiamo un'unità operativa dedicata a questo capitolo, quindi abbiamo, come si dice in modo tecnico, dei DRG molto come dire, affini a questo tipo di patologia, quindi è sostanzialmente il nostro reparto, un reparto che è dedito esclusivamente al ricovero e alla cura di pazienti che hanno sindromi parkinsoniane. Ecco, dottor Cervello, quali sono gli aspetti critici dell'intervento? Ma nonostante sia un intervento cosiddetto mini-invasivo, cioè l'approccio per raggiungere questi bersagli al centro del cervello richiede un piccolo foro di trapano, ci sono comunque dei minimi rischi che sono rappresentati soprattutto dalle complicanze emorragiche, cioè ematomi che si possono formare all'interno della testa che possono portare anche ha dei danni permanenti, come ad esempio la paresi di una parte del corpo, oppure l'infezione che in questi casi può determinare la rimozione dell'intero sistema. Sono comunque dei rischi in minimi centri di esperienza al di sotto dell'1%. Certo, certo. Dottore, quanto è importante la ricerca per cercare appunto di migliorare la cura? Ma la ricerca nel capitolo delle malattie neurodegenerative, ricerca di nuovi farmaci, ricerca di comunque nuove terapie come quella chirurgica o altre che si potranno sviluppare nei prossimi anni, come la terapia genica, la terapia con bioprotesi, quindi cellule staminali,
è assolutamente fondamentale per la cura dei nostri pazienti e il nostro centro, come tanti altri centri in Italia, sono impegnati in questa direzione. E i pazienti chiedono in continuazione novità, anche perché oggi non parlano solo i clinici, i mass media, parlano di terapie che da come vengono a volte presentate le notizie sono dietro l'angolo, in realtà invece dobbiamo aspettare magari un po' di tempo. La persona che ha questo problema, la famiglia che ha questo problema, perché poi non è solo la persona, è assolutamente interessata ad avere una cura pronta e che sia una cura definitiva. In questo momento non possiamo farlo, però nei prossimi anni sicuramente avremo qualcosa di più. Grazie al dottor Claudio Pacchetti dell'Istituto Mondino di Pavia e grazie anche al dottor Domenico Servello dell'ospedale Galeazzi di Milano. Tanta Salute termina qui, come sempre io vi ricordo tutte le nostre coordinate, tantasalute@telelombardia.it, oppure ci potete telefonare al numero che vedete in sovraimpressione 02 39 35 21. Alla prossima puntata, ciao a tutti.